corso Progettazione Europea e Diritti Umani, che si rivolge principalmente ad enti pubblici, associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore, associazioni sindacali, è uno strumento di informazione completo e sintetico e fruibile interamente online. Dobbiamo capire chi sarà il capofila del progetto. Il capofila solitamente può essere chiaramente un ente pubblico, e solitamente i capofila hanno esperienza con la progettazione europea. Dopo un'introduzione generale sul tema della tutela della salute nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea, il corso fornisce un quadro informativo sulle opportunità di finanziamento di iniziative di ricerca e innovazione su Horizon 2020. Il corso I fondi europei per lo sport vi fornisce la mappa delle opportunità di finanziamento che l'Europa offre al settore sport, oltre che alle modalità, gli strumenti operativi per partecipare con successo ai bandi europei. Tutto il periodo dei 7 anni delle attività del programma. Il nuovo programma del 2014-2020, che stanzia ben 266 milioni di euro, una piccola parte rispetto a quello del programma generale Erasmus+, questo ci fa capire l'importanza che sta assumendo sempre più in prospettiva il settore dello sport nella programmazione europea. Del resto l'Italia è uno dei paesi più sedentari a livello europeo, raggiungendo un'attività motoria di circa il 49%, su una media europea di circa il 60%. La creazione di nuovi posti di lavoro legati al comparto sport. Oltre a questi temi c'è anche il tema della governance dello sport, come noi gestiamo lo sport nel suo lato, diciamo, più tra virgolette politico, come governiamo le dinamiche dello sport e le strategie dello sport a livello europeo. Bisogna spiegare perché faccio alcune scelte. Se io utilizzo una metodologia di campionamento, devo dire perché quella metodologia è migliore rispetto alle altre e devo farne capire i vantaggi. Ha una dotazione finanziaria di circa 80 miliardi di euro in prezzi correnti ed è aperto alla partecipazione di una platea molto variegata. Tra le attività previste dalle Research and Innovation Action possiamo certamente includere attività di ricerca di base, attività di ricerca applicata, attività di validazione e testing. Per progetti di media dimensione intendo progetti presentati da un partenariato internazionale composto almeno da 3 soggetti giuridici appartenenti a 3 stati membri diversi o paesi associati.